La mia attenzione si era in realtà focalizzata un po' sul titolo del convegno, Clinica e Democrazia. Vorrei partire da uno scambio di battute che ci siamo fatti con Leonardo De Sei Dita a pranzo. Qui sto organizzando dei seminari io e l'altro e ci ricordammo, siccome lui purtroppo per me, perché vuol dire che sono anziano, è stato mio studente, no? Gli ricordai, e si ricordava anche lui, che io tanti anni fa in un libro scrissi Io e l'altro. In realtà l'aveva già scritto Merleau Ponty, io però ci ho aggiunto Io e / e con l'accento l'altro, nel senso che da una vita lavoro alla cosiddetta ormai gruppanalisi soggettuale, dove dice che in realtà la nascita della vita psichica è collegata all'alterità, che non è una grande scoperta, però nella nostra storia ne abbiamo tenuto conto pochino. Non si nasce, non si cresce, non si sviluppa se non in rapporto con l'alterità che ci concepisce. Detta così è una banalità, ma quando la gente fa trattamenti psicoterapici non tenendo conto che ognuno di noi è essenzialmente il mondo relazionale interno da cui è venuto e che con cui si è confrontato, che ha rielaborato se ci è riuscito, no? Ma parla come se una persona, come se l'io fosse un'entità a sé stante, no? Eccetera. Questo è un livello di passaggio micro che va ovviamente alla famiglia, no? Poi va anche all'etnia, all'etnologia, all'antropologia e quindi al discorso polisanalisis, in qualche modo che trova radici di collegamento con il mondo interno inconscio e quindi con la psicopatologia. Per parlare di clinica e democrazia, partendo da questo presupposto della centralità io altro nel mondo interno, non solo nel mondo esterno, prenderei le mosse da due cose. Una è l'anoressia e l'altra è la mafia, che sono due temi che io ho cercato di studiare da molti anni entrambi. Allora, io non so quale lettura voi abbiate costruito dell'anoressia, no? Ma l'anoressia non esiste al di fuori dei valori occidentali, cioè al di fuori di un contesto antropologico, non sociale. Nell'Unione Sovietica, dopo la caduta del regime, il prodotto interno lordo è crollato di 7 punti, sono diventati più poveri. Non so se adesso si siano ripresi, alcuni forse. Però arrivò l'anoressia, anche se non erano più poveri, non dipende dalla ricchezza. L'anoressia, in qualche modo, semplificando al massimo, è in qualche modo una bambina, prevalentemente, non esclusiva, una bambina che sta per diventare donna e di questo si terrorizza. Cioè, l'anoressica ha paura, terrore. Chi ci ha lavorato lo sa, un terrore infinito dell'incontro con l'unica vera differenza che esiste in natura, quella tra donna e uomo, una differenza anche felice con quale ci annoiamo di meno, no? Diciamo così, no? Le altre cosiddette differenze sono razzismo, non c'è un'altra forma di differenza. Come è noto, veniamo tutti da delle negrette alte 1,20 m. Boh. Ci sono qualcuno che non lo sa, ma è così, o non lo vuole sapere. Terrore di una differenza, però c'è un dato curioso. E com'è che la maggior parte, o quasi tutte le ragazzine, non vedono l'ora, no? Di diventare donne, di avere le mestruazioni, di avere il seno,
di cominciare a babbiare, di farsi corteggiare. Hanno paura, hanno timore, lo stessi maschietti, ma ne hanno anche una gran voglia, no? Il salto di qualità sembrerebbe in linea di massima fatto dalla famiglia. Cioè, se è una famiglia che in qualche modo aiuta ad entrare nel confronto con il mondo, con il diverso, o una famiglia che produce controllo e replicanza. Cioè, la famiglia che lega a sé. A me era venuta in mente sempre l'immagine di una mano. In qualche maniera una bambina anoressica è come un dito di una mano che pensa che se si stacca muore. Questo non dipende solo dalla bambina, dipende soprattutto dalla famiglia. Naturalmente la famiglia a sua volta è collocata all'etnia, all'antropologia. Ho avuto per tanti anni in gioventù una casa. La mia casa era a San Vito Lo Capo, che spero abbiate sentito nominare perché è uno dei posti più belli del mondo, soprattutto quando 40 anni fa. Ora, quando io arrivai lì, cominciai a sentire espressioni. Io ero 68, mezzo bergamasco, intellettuale europeizzato, però facevo il pescatore, quindi vivevo in quel mondo lì. Espressioni che poi mi dite se le devo tradurre, sangue mio, sciato mio, devo tradurre? Badate, è bellissimo, fatte dalle madri, dalle zie, dalle nonne, sciato mio, bellissimo però, sangue mio, cioè il discorso è tu sei me, era il mondo tradizionale, era questo per carità, lì era particolarmente forte perché San Vito è quasi un'isola, no? Allora, il mondo dell'anoressia è questo. E la mafia? Da un punto di vista psichico è la stessa cosa. Un mafioso è uno che nasce in una famiglia di mafia, senza presunzioni etniche, ma non esiste mafia capitale, non esiste mafia accademica. No. La mafia doc, no, è la mafia nata in Sicilia, in Calabria, le triadi cinesi e i casalesi, non la camorra napoletana. È una mafia a fondazione etnica. Un mafioso nasce in una famiglia di mafia. Non c'è un mafioso che venga da una famiglia non mafiosa. Oggi tutto si corrompe, forse per fortuna pure la mafia, no? E allora esiste il metodo mafioso. Mafia capitale è metodo mafioso, intimidazioni, collusioni, rapporti con la politica, cosche organizzate, controllo del territorio. Quindi è una distinzione importante, utile. Noi qui ci occupiamo della mafia doc. Nel mondo della mafia doc, ci ho fatto tanti libri pubblicati da Angeli, spero che ve li leggiate. Posso fare solo un esempio per non passare ore, no? Che è questo. Mi trovo in una buffa situazione. Dopo 25 anni di studio della psicologia mafiosa, io scopro che il mondo non sa cosa è la mafia. Voi lo sapete cosa è la mafia? No. Allora, se lo sapete mi dovreste spiegare come ha fatto, lo raccontavo ieri sera, Benigni, il quale ovviamente deve avere un livello di genialità insopportabile. Dunque, Benigni, nato a Firenze, credo a Firenze, in Toscana comunque, ha esattamente capito che cos'è la mafia. Per chi ha visto Johnny Stecchino, no? Ricorderà che c'era Benigni che faceva Johnny Stecchino e poi c'era sua moglie che faceva sua moglie.
A mio avviso sarò un vecchio marinaio siciliano, però era delizioso. E l'idea che lui gli facesse schifo baciarla mi indignava etnicamente, mettiamola così. Quindi era uno nevrotico. Mamma, la mia mamma, no? Proprio la caricatura di un nevroticone, no? Però nel momento in cui vanno per ucciderlo, si gira con calma con 10 persone con la pistola puntata e fa: e fatemi finire di pisciare. La mafia è uno che di fronte a 10 persone che sta per morire e resta indifferente. Con le categorie psichiche ve lo spiegate, no? Noi ci abbiamo provato, ovviamente, e nasce dal fatto che il mafioso è la madre di tutti i fondamentalismi, cioè uno il quale è talmente... Ecco, noi abbiamo coniato uno slogan, il mafioso doc, quello storico, è una non persona che considera l'altro una non persona. Il parallelo di tutto questo è che il mafioso può non avere timore della morte, ma non perché è coraggioso. Un'altra leggenda metropolitana che è girata è che il mafioso sia un uomo vero. Balle, il mafioso è vile. Avete mai visto un mafioso rischiare? Uccide a tradimento, no? Spara a quelli disarmati, no? Eccetera. Sostanzialmente ha un'identità talmente coincidente con l'identità noi da fare sostanzialmente sparire l'identità io. In questo senso è una non persona. Non so se mi sono spiegato. Il processo, la psicanalisi, e resta a mio avviso questo molto vivo, ha lavorato tanto sul concetto di identificazione. A questo quantomeno dobbiamo aggiungere il concetto di concepimento. Il mondo mafioso, come tutte le famiglie, ma moltiplicato all'infinito, concepisce l'altro, il quale finisce totalmente col coincidere col mondo che l'ha concepito. Il suo sistema di sentire, di valori, di condividere è identico a quello di suo nonno, non so come dire. Nelle culture tradizionali questa trasmissione transgenerazionale o etnica era normale. Io mi chiamo come mio nonno, il quale nonno si chiamava come la ditta di famiglia. In tutte le culture tradizionali era così. Allora, da questo punto di vista, credo abbiate capito come mai accosto due cose come l'anoressia e la mafia. Sono entrambe realtà in cui l'io considera l'altro come o nemico o fonte di paura o nulla. Per il mafioso l'altro è esclusivamente o un ostacolo da sopprimere o un complice con cui condividere. Non esiste l'altro nella sua potenziale differenza. A questo fa da parallelo che il mondo mafioso è un mondo erotico solo nei film americani. Capirete che in un mondo siffatto non c'è in qualche maniera l'erotismo come noi lo intendiamo, come relazione, scambio, ricerca del piacere, reciprocità, lite, tutto quello che vogliamo, no? In quel mondo, anche qui mi potesse dire che nel mondo tradizionale era così. Ho appena riletto che nel mondo dei casini, delle case chiuse, che qualcuno ancora oggi auspica e vorrebbe riaprire, no? Ha fatto programma di governo, più o meno i costi erano una lira, la semplice, e due lire la doppia, quattro lire mezz'ora. Il che vuol dire
che la doppia durava meno di mezz'ora. Capirete che livelli di erotismo, soprattutto femminile, si possono raggiungere, no? Con rapporti sessuali di 22 secondi, eccetera, eccetera. Era tutto così il mondo tradizionale. Il mondo mafioso non ha inventato niente, ma usa le cose tradizionali per un suo fine. Per esempio, il mafioso, quei rari casi che succede, perché non essendoci sesso, in cui c'è infedeltà coniugale da parte della donna, non la uccide soltanto per l'onore, la uccide perché deve dimostrare di avere il controllo del potere familiare, all'organizzazione. La mafia è la base, altra battuta che vado dicendo, soprattutto da quando ho saputo che guadagna 9 milioni l'anno. La mafia è il sogno di Melchiorre. Melchiorre, come si chiama il presidente della Fiat? No? Ma ve l'immaginate, un dipendente che basta che lui guarda e fa al bar Aluia, no? Alle 3:30 c'è uno con cappello. Basta, quello è morto. Dirigente aziendale autoritario, un sogno notturno. Tutto questo uso dei valori dalla mafia strumentalizzata a fine di potere, che è l'unica cosa che veramente interessa al mondo mafioso doc. Non gli interessa il denaro, no? Il denaro serve per potere. Le donne, non ne parliamo, no? Le ricchezze, ben poco. Anzi, con Falcone, sulla scia dell'insegnamento di Falcone, stiamo auspicando che il mondo mafioso diventi come quello dei film americani, cioè donne, ricchi premi, cotillon, russi, perché questo vuol dire che diventerebbe una semplice organizzazione criminale. Non è una semplice organizzazione criminale, è uno Stato, no? E farei una battuta, il cui potere è arrivato a Roma, perché dentro Mafia Capitale c'era anche la mafia vera, qualche pezzetto. Non parliamo della Lombardia, no? Non parliamo della Lombardia. Persino nei paesi più comunisti alla Romagna si sono infilati, no? La Lombardia sono, no? Anche perché in Lombardia ci sono i soldi, in Sicilia e in Calabria no, quindi sono buttati là. Allora, tutta questa premessa, no? Tentativo di, sostanzialmente per dire che tutte le realtà psichiche fondamentaliste, tutte, hanno per qualche aspetto una struttura che si somiglia, no? E cioè una struttura che è basata sull'idea che il mio io coincide con il mio noi, no? E che questo noi è nemico di qualunque altro noi. Psiche fondamentalista, per intanto, usciamocene subito, l'hanno inventata le religioni monoteiste, cioè noi, no? Cioè l'Inquisizione, il colonialismo, le abbiamo inventati noi. Tutte le religioni monoteiste, sia quella musulmana, sia quella cristiana, e così via. Sapete da che cosa nasce? Perché gli omosessuali venivano definiti finocchi, almeno al sud. No. Qui si dice finocchi, diceva. Siccome sono curioso di tante cose, me lo sono chiesto. Finalmente me l'hanno spiegato. A Palermo c'è una meravigliosa piazza che è Piazza Parina, dove c'è Palazzo Steri, il rettorato che era sede dell'Inquisizione. A Piazza Marina, grazie agli spagnoli che erano molto notoriamente molto democratici, a Piazza Marina si facevano i cosiddetti auto da fe, cioè venivano bruciati gli eretici, le streghe, eccetera, venivano bruciati anche gli omosessuali. Qualcuno parlava stamattina, gli omosessuali venivano bruciati, no? Dico 500 anni prima di Hitler, almeno, venivano bruciati perché erano omosessuali. Perché erano diversi. A noi oggi può sembrare tremendo, ma è stato normale, no? Così come è stato normale per millenni tenere gli ebrei nei ghetti.
E allora veniva buttato sul rogo il finocchio per attenuare la puzza della carne decomposta. No? Allora il fondamentalismo è un orrore, è l'orrore dell'umanità. No? E il fondamentalismo si basa da un punto di vista psichico su un'idea. No? L'altro è nemico. No? Questo vi spiega anche tante cose, no? Cioè, com'è che in Alabama o in Italia ormai, no? Uno arriva, siccome è di pelle diversa, no? Gli spari o comunque ne hai paura, no? Non so come dire. Gli extracomunitari usano violenza alle donne, in proporzione a statistiche molto meno. Ma siccome, come noi sappiamo, nel nostro campo la maggior parte degli abusi sessuali avviene in famiglia, no? Il problema vero quale sarebbe allora? Respingiamo gli zii, no? Mettiamo gli zii nei balconi, adesso lo dico scherzando, però dà proprio il senso di quanto la realtà, no? Poi venga vissuta da emozioni travolta. Quindi i fondamentalismi psichici, la definizione ovviamente è limitata, c'è il terrorismo, certo, no? Se tu hai l'idea che devi fare, fai saltare un'altra, un'aria, no? Il terrorismo di ogni specie e tipo. Sono tutte le forme di razzismo, no? Tutte le forme collegate spesso al razzismo, che oggi vengono chiamate populismo, cioè aizzare contro il diverso, odio e tensione. Il nazismo, lo stalinismo, tutte le forme di settarismo religioso. Credo che sia solo con Papa Francesco che è cominciata l'idea delle concelebrazioni, no? L'idea che la religione degli altri va rispettata, ma nella storia della Chiesa non credo che sia, non me ne intendo molto. Io devo dire che quando arrivai in Amazzonia, dove andavo spesso per motivi di lavoro, tra l'altro, no? E mi ritrovai gli altari, dove ognuno andava a celebrare con la sua fede. Oppure vidi a Bahia, al villaggio dei pescatori, insieme due statue, la nostra Madonnina e Marajala, dea del mare, una bonazza tutta rossa, no? Eccetera. Ma che era la dea della natura, era esattamente la stessa cosa, era la madre, la vita. Assieme io mi commossi, nonostante sia laico da 30.000 anni, no? Mi commossi perché capii che cos'era, no? Il valore della differenza, no? Come la differenza può essere ricchezza, bellezza, scambio. Noi con l'accettazione della differenza ne facciamo un obiettivo di cura, l'anoressia per esempio, e non solo, perché certe volte mi viene da pensare che il sintomo è fondamentalista, come il sintomo psichico, perché ti costringe a vedere le cose solo e comunque in un modo, no? Solo e comunque in un modo, e non resiste ad alcuna razionalità, no? Cioè, tornando all'uso delle categorie selvaggio, siccome io da ragazzo prendo l'aereo ogni 15 giorni, se non più spesso, no? A me l'idea che uno abbia paura dell'aereo, no? O paura del mare, no? Cioè, mi sembra una cosa di fuori, come si dice, da pazzi. Però se utilizzo questa categoria divento un pochino fondamentalista, no? Però la mia emozione va a scontrarsi con l'emozione di quello che muore di terrore. Per alleggerire un attimo, convegno di psichiatria a Lampedusa. Mio figlio avrà avuto 7-8 anni, ma era cresciuto a mare in un mondo di subacquei, no? A questo punto
L'organizzatore, quando devo smettere mi fate segno. Sì, abbiamo finito il tempo. Va bene, allora chiudo con questa storia. L'organizzatore fa il compleanno, un collega era il direttore della clinica psichiatrica, no? E fa la cena in un peschereccio. Usciamo da questo peschereccio, c'era un po' di mare, porta tu, no? Tra gli invitati c'erano un sacco di signore milanesi, mogli dei colleghi, terrorizzate, buttate a terra, no? Mio figlio si mette a prua e fa l'assalto, che per lui giustamente era un gioco, no? Forza due, forza tre, non so come dire. Allora, quelle persone morivano di terrore. Quindi direi che quello che vorrei lasciare, se posso, come forma comunicativa è questo discorso. Che la centralità del io alto, portata a livello psichico, intrapsichico, profondo, in qualche modo porta o non porta all'accettazione relazionale dell'altro, con la sua differenza. Siccome oggi è sempre più condiviso, persino anche con il contributo delle neuroscienze, con tutto quello che gira, che poi la centralità della vita psichica e relazione, esterna o interna, in qualche maniera credo che il discorso ci riguardi abbondantemente. Grazie.